Oggi vi spiego per quanto riguarda il discorso della PIA playlist, investimenti, stili di vita, compagnia varia, di che cosa sono i PAC. I PAC sono cose molto interessanti, che sono piani di accumulo, ok? Che possono essere fatti, questi non sono molto rischiosi e possono essere fatti anche dai giovani. I piani di accumulo sui fondi comuni di investimento, ok? Tutte le banche hanno i loro fondi comuni di investimento, dagli obbligazionari agli azionari, ai bilanciati, a quello che è. E io, dal mio punto di vista personale, vi consiglio, se siete giovani e con un orizzonte temporale almeno di 5 anni, di mettere via magari 100 euro al mese, 200 euro al mese su un PAC, su un piano di accumulo, su degli fondi che comunque siano azionari o perlomeno bilanciati con una grandissima esposizione azionaria. Perché? Perché questi piani di accumulo, cioè voi mettete i soldi tutti i mesi, potete essere bimestrale, trimestrale, comunque di solito sono mensili, andate a pagare delle commissioni e se mi andate a fare dei piani di accumulo a livello obbligazionario, dove ormai le obbligazioni rendono veramente poco, a quel punto lì non conviene fare un piano d'accumulo perché le commissioni vi mangiano tutto tra virgolette, il guadagno. Quindi a quel punto lì o c'entrate con una botta unica o perlomeno fatelo sul discorso azionario, che secondo me è la cosa migliore da fare. Quando iniziare un piano di accumulo? Certo che se voi iniziate con un piano di accumulo in questo momento in cui la borsa ha sovraperformato, arriviamo da un anno e mezzo in cui la borsa sta salendo, secondo me è sbagliatissimo. Il piano di accumulo lo dovete iniziare a fare nel momento in cui sentite in televisione i mercati crollano, la borsa sta perdendo, compagnia varia lì, dovete iniziare a farlo su un arco temporale di 5 anni e sicuramente andrete a guadagnare. Che mercati dovete metterli? Andate sui mercati internazionali, potete fare un PAC sui mercati internazionali o sull'Europa oppure un PAC sull'America, perché comunque le fasi di ribasso che arrivano, perché prima o poi arrivano, non sempre può salire, al massimo durano un anno e mezzo, che sono il famoso mercato, diciamo, mercato orso. Le fasi di rialzo sono molto di più rispetto ovviamente alle fasi di ribasso, se no gli indici sarebbero a zero. Quindi nel momento in cui sentite va tutto male, che non è questo momento, iniziate a fare i primi investimenti sul PAC, su un arco temporale. Perché che cosa succede? Che voi tutti i mesi andate a comprare delle quote di questi fondi, ok? È molto più semplice, quindi per uno che non ne capisce nulla di trading, di borsa, c'è in giro Charlie, cane. Allora, se non ne capite niente di borsa, di cosa, vi conviene fare questo. Per una persona anche di 18, 19, 20 anni, ma anche di 30, 40 che non capisce niente, è meglio che faccia i fondi comuni di investimento sui PAC. E mi raccomando, fateli al massimo dei bilanciati europei, dove la componente azionaria sia molto alta, ok? Lasciate perdere i fondi flessibili o andate direttamente sull'azionario bilanciato o lasciate perdere. Poi cosa succede? Che tutti i mesi tu vai a comprare delle quote, quindi se il mercato scende, ammettiamo, tu inizi a mettere 100 euro, 100 euro, 100 euro, 100 euro a settembre, ottobre, novembre, cioè tutto man mano, quindi se voi prendete una fase di ribasso, se anche in quel momento il mercato scende, voi in quel momento comprerete ancora più quote. È vero che con quelli che avete messo di prima starete magari tecnicamente magari perdendo qualcosa. Ma man mano scende, voi continuate a comprare di più. Se dovesse poi salire, continuate a comprare. Quindi la fase migliore per comprare, per fare un piano d'accumulo, è in una fase massima di ribasso del mercato. Per dirti, 2008, quando è crollato l'ira al massimo per entrare, fine l'anno scorso, in cui c'è stata una discesa forte, lì era da fare un PAC. Era fare PAC. Potresti subito iniziare magari a mettere, perché quando inizi a fare il PAC puoi dire lo faccio da 100 euro, però la prima rata puoi metterla quanto decidi tu da farla, quindi puoi dire metto 1000 e poi per 5, 6, 7 anni, 3 anni metto 100 euro al mese. È importante avere un arco di tempo temporale lungo perché, lo ripeto, le commissioni mangiano molto giù e quindi bisogna avere pazienza, però questo ti fa crescere il capitale nel corso degli anni e se non capisci di trading, di borsa, robo, questo è il modo migliore. E il 99% purtroppo delle persone sono delle capre a livello finanziario ed è molto meglio che facciano questo. Ok? Ogni banca ha i suoi pro
fondi comuni di investimento, ovviamente vi proporranno quelli, però ragazzi, alla fine più o meno sono quasi tutti similari, o ci sono dei fondi azionari, obbligazionari, hanno, però se prendete un azionario Italia, un azionario America, un azionario paesi emergenti, toh, ne fate tre, magari mettete 50 euro su ognuno o 100 euro, 100 euro, cioè meglio sempre diversificare, cioè avete 300 euro al mese da risparmiare, 100 magari su quell'azionario italiano, quello, 100 sull'America, 100 sull'Europa, 100 sui paesi in via di sviluppo. Lo diffidete così e secondo me il PAC è una forma di investimento migliore che c'è per gente che non capisce nulla di finanza. Ok? Vi fate questo piano d'accumulo, domani comunque vi trovate. Fatelo almeno su un arco temporale, almeno di 3-5 anni. La cosa buona di questi PAC è che se voi avete bisogno, comunque vi succede qualcosa, non siete vincolati, vendete le quote e dopo 2-3 giorni avete i soldi sul conto corrente. Quindi teoricamente, anche se ci avete messo 3, 4, 5 mila euro e per disgrazia vi occorrono 1000 euro, potete disinvestirli e questi soldi li avete sul conto corrente. Però la cosa migliore è portare a termine il PAC ed entrarci nel momento in cui i mercati sono in ribasso. Lì è il momento buono per iniziare a fare un PAC.